Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio. Dipende in che punto esatto della giornata state guardando questo video. La prima domanda che vi siete sicuramente fatti è: ma perché? Perché sei sparito? E la mia risposta è così. E la seconda domanda è: perché sei tornato? E la risposta è boh. Rizzo, yeah, hai presente roba figa? Rizzo, come il mio cazzo se c'è la mia tipa? Yeah, che cosa posso dirti? Sono fresco. Vuoi farmi la rap reaction? Reagisci a questo. Yeah. Quindi adesso andiamo a sviscerare le notizie che ci sono state nel rap italiano negli ultimi giorni. Prima di tutto io parlerei di Salmo. Come sapete, Salmo mi piace un botto, mi piacciono i suoi CD, mi piacciono i suoi pezzi, mi piace il suo stile, mi piace il suo mood, il suo savoir-faire e tutto ciò che vuole comunicare al suo pubblico. E cos'è che ha comunicato ultimamente? Ultimamente ha pubblicato il titolo del suo nuovo album, che si chiama Playlist. Aveva messo un P trattino 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 T e alcuni avevano ipotizzato, per esempio, pregnant o pregnant, come cazzo di buono so, perché avevano visto un video in Messico, quindi avevano collegato. Non fa ridere. Parmalat poteva anche essere, il che ha molto senso, se no Prosciutto. Insomma, una serie di nomi molto ilari. Alcuni avevano proposto Young Signorino, perché ovviamente ci stava all'interno della parola. Quindi, tra l'altro, parliamo anche di Young Signorino, ma dopo. Alcuni dicevano Portrait, è quello che pensavo anch'io, perché mi sembra che in una conferenza aveva parlato di ritratto e robe di questo tipo. Comunque, poi si è rivelato Playlist alla fine. Che cosa vorrà dire? Secondo me, da come è fatto Salmo, probabilmente ci sarà anche una title track di quest'album che si chiama Playlist. Questa title track, ora azzardiamo le teorie alla Sidonia di Pokémon Millennium, questa title track parlerà, secondo me, di come si stia perdendo pian piano il senso dell'album, il senso di un discorso che parte con la prima canzone e finisce con l'ultima canzone, ma si va avanti a singoli, no? È una cosa che va molto in America ormai da parecchi anni, qui da qualche anno, ossia di non pubblicare più un album, ma di pubblicare playlist, quindi singoli su singoli su singoli, perché effettivamente a livello di marketing è quello che rende di più, perché se un artista pubblica un album, nessuno, e dico nessuno, si affezionerà a tutte le canzoni, sceglierà le sue preferite, sceglierà quelle da scartare, ascolterà sempre quelle due o tre e il resto le manderà bellamente a fare in curlo. Mentre pubblicando un singolo dopo l'altro, magari una volta al mese, può essere che la gente si affezioni al singolo e poi dica: ah, che bello, mi ha cambiato la vita, wow, è stato fantastico, bla bla bla. Dopo un mese, l'altro singolo: oh, ma che bello, è fantastico, mi ha cambiato la vita, bla bla bla, eccetera 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 eccetera. Quindi, teoria di Rizzo, secondo me, la title track parlerà di questo. Lo scopriremo poi quando uscirà il CD. Parliamo invece di Marrakesh. Marrakesh ha pubblicato come immagine del profilo un'immagine viola. Viola. E voi direte: ma, oh, ma che stiamo a fa? È incredibile? No, ha messo il viola. Però, tra i commenti c'è gente che dice: wow, oh, mamma mia, Marrakesh. Adesso non è che dobbiamo esaltarci, anche se posta la fa, vabbè. Comunque la gente è letteralmente impazzita, vorrei dire. È impazzita perché l'ultima volta che ha cambiato immagine del profilo era 2 anni fa, ossia da Santeria. Quindi molti hanno ipotizzato che probabilmente uscirà un nuovo album, è quello che penso anch'io. Molti citavano le sue rime, il primo esempio: quando esce il tuo disco non se ne accorge nessuno, il mio lo attendono come i parenti di un detenuto. Esattamente quello che sta succedendo per l'album di Marra, che penso uscirà a breve. Alcuni hanno scritto che è subito in reazione, alcuni hanno scritto Bordeaux, il nuovo singolo. Che cosa può significare il viola in questo momento esatto della musica rap, trap, bla bla bla? Allora, Marrakesh è comunque un rapper che ha nominato parecchie volte il viola. Il viola che cosa sta a indicare? Sta a indicare i soldi, la banconota da 500 che è viola. L'ha detto il Per Davvero Remix, in cui diceva: il viola mi dona fra, che si riferiva chiaramente alla banconota da 500. Si può riferire alla purple weed, si può riferire per esempio al colore caratteristico dei video trap, che sono puramente viola, hanno una color viola, e ormai questo colore si è collegato direttamente alla musica, perché ormai ascoltiamo trap, pensiamo viola, ok? Cosa vorrà dire? Che Marrakesh ha fatto un album trap? Che Marrakesh si metterà a parlare di soldi e di droga? Che Marrakesh ha deciso di dare un'impronta femminile all'album? Questa è una domanda a cui nessuno potrà rispondere, anche se io penso che le prime due ipotesi siano
siano molto più probabili della terza e che sia un miscuglio di tutto quanto, e soprattutto che ci sarà una canzone che si chiamerà Purple, che si chiamerà Viola o che si chiamerà Violet, V per Viola, Bordeaux. Bordeaux è un bel nome per un singolo, come dicevano tra i commenti. Staremo a vedere, insomma. Ultimo argomento di questa sorta di puntata che chiamerei, non lo so, date voi il titolo, Young Signorino, che è stata una delle novità che, diciamo, mi sono perso da commentatore su YouTube. Cazzo, è un artista che secondo me ha apparecchio da esprimere, non tanto per quanto riguarda i contenuti, ma per quanto riguarda come lo fa. L'ha capito Big Fish, l'ha capito Low Kid e basta, perché tutti quanti hanno cominciato a dargli merda su merda su merda su merda. Allora, è caratteristico, tutti gli artisti che sono stati odiati così tanto, ma così tanto, che poi dopo sono riusciti a fare successo, sono stati dissati malamente da qualsiasi persona in tutto l'universo. Perché non si riesce a capire il vero potenziale delle persone? Perché tutti quanti si fermano all'apparenza. Adesso io non vorrei dire, ma se un Big Fish mi dice che questo ragazzo porterà una ventata di aria nuova alla scena musicale italiana, io ci credo, cazzo, perché me lo sta dicendo Big Cazzo Fish, non me lo sta dicendo il primo purista che passa per strada, no? Lo sta dicendo Big Fish, e io ci credo. Voglio dare fiducia a Big Fish, e quindi di conseguenza voglio dare fiducia a Young Signorino, perché sicuramente la prima canzone che è diventata famosa era una trashata fatta apposta per attirare l'attenzione. Tanto l'ambulanza, anche se è comunque strana come genere, come canzone, come stile, è comunque già più musicale, già più studiata, è diversa, e secondo me sarà tutto un evolversi del signorino, della sua filosofia. Poi vabbè, lascia perdere tutte le puttanate che si crede figlio di Satana, vabbè, quelle purtroppo la gente vabbè, è importante capire che non bisogna solo soffermarsi all'apparenza, e soprattutto non ha praticamente ancora pubblicato nulla. È giusto condannarlo in questo modo, nonostante abbia iniziato da così poco da non poterlo neanche analizzare fondamentalmente? Secondo me no, bisogna aspettare un attimo. Se poi continuerà a fare sempre le stesse cose come alcuni artisti già fanno, è il caso magari di metterlo alla gogna, ma adesso è troppo presto per pensarci. Young Signorino, forse sono il tuo unico supporter al mondo, ma vai così. Detto questo, ragazzi, noi ci rivediamo al prossimo video, che spero sarà presto, spero saranno mille altri. Scrivetemi sotto tra i commenti ciò di cui volete che io parli, perché è arrivato il momento di analizzare questi nuovi artisti in modo serio, approfondito e culturalmente elevato. Grazie a tutti, ci rivediamo al prossimo video. Mi raccomando, per questo video voglio almeno un milione di like e 5.000 commenti e 200 miliardi di views.